Allora eccoci, non è ufficiale, ma ha tutta l'aria di essere ufficiale la cessione di Giancarlo Simic all'Anderlecht, e quindi questo sta facendo molto discutere i tifosi del Milan. Vedo varie considerazioni, tutte le opinioni sono legittime, di qualsiasi segno, di qualsiasi ordine, di qualsiasi grado. Io credo che sia una questione di personalità. A me questa vicenda di Giancarlo Simic ricorda ruoli diversi e cifre diverse, quella di Manuel Locatelli nell'estate del 2018. Manuel Locatelli all'epoca voleva probabilmente già essere più coinvolto, se non come titolare, ma quasi, nella cabina di regia della prima squadra, ma per scelte tecniche che naturalmente non hanno la pretesa di essere la verità rivelata. Ogni volta che un'area tecnica fa delle scelte tecniche, fa il suo mestiere. Poi le scelte tecniche sono avvedute, azzardate, giuste, sbagliate. Questo lo dirà il campo, questo si incaricherà di scoprirlo quel grande libro che è Il mistero del calcio. Quindi da questo punto di vista questa vicenda di Giancarlo Simic mi ricorda proprio quella. Giancarlo Simic non voleva fare il titolare nel Milan, evidentemente, ma non voleva essere il quinto difensore che gioca in Serie C col Milan futuro e magari poi, quando c'è bisogno in prima squadra, viene chiamato. Ecco. Quindi non siamo di fronte, credo di aver capito e di aver intuito soprattutto, più che capito, perché noi viviamo di intuizioni, di sensazioni, giuste o sbagliate che siano, che non sia una questione economica, ma sia proprio una questione di tipologia di impiego. Simic ha la sua personalità, le sue ambizioni, e un grande club belga gli offre probabilmente di essere fra i primissimi nelle gerarchie e lui se la gioca. Il calcio è fatto di queste cose. Il calcio è fatto di atleti che hanno il sacro fuoco dentro, che si buttano, che ci credono, e sono scelte tecniche. In questo momento il Milan ha i suoi difensori e dovesse arrivare un altro difensore, è chiaro che difensore centrale, è chiaro che gli spazi sarebbero sempre meno, però non è una questione di arrivo o non arrivo di un difensore. In ogni caso la destinazione di Giancarlo Simic sarebbe stata al Milan futuro, che comunque è una crescita, magari lo è per Francesco Camarda che gioca tremendamente sotto età, magari lo è un po' meno per Giancarlo Simic che ha già fatto le sue esperienze ed è un po' più avanti negli anni, anche se si tratta sempre di giovani. E quindi insomma questa è la situazione, si vive di scelte tecniche, le scelte tecniche che sono state fatte la scorsa stagione, perché noi tutti ci affezioniamo dei nostri ragazzi. Poi Simic, quando è stato impiegato, ha fatto bene anche in prima squadra la scorsa stagione, ha fatto un bel gol al Monza, ma al di là del gol, perché i difensori centrali devono fare altro, poi se arriva anche qualche gol ben venga, ma non vengono giudicati per quello, e sono state fatte durante la scorsa stagione delle scelte tecniche che sono state confermate, le scelte tecniche anche da mister Pioli, che vengono confermate anche nell'estate del 2024, e questo probabilmente ha indotto Simic a fare le sue riflessioni e le sue valutazioni. Viene da pensare che entrambi i protagonisti della coppia centrale di difesa della primavera che l'anno scorso ha fatto la UEFA Youth League non saranno a questo punto nel Milan la prossima stagione, perché Nziale è andato ai Glasgow Rangers e Simic sta andando all'Anderlecht. Ragazzi tosti, ragazzi quindi che hanno trasformato il Milan in un bel trampolino, in una bella rampa di lancio per la loro carriera. Quindi intanto un abbraccio forte ai ragazzi, perché possano tirare fuori il meglio dalla loro carriera e dalle loro ambizioni, e poi vedremo se e come verranno valutate le cose accadute quest'estate in futuro. Davvero la vicenda di Simic mi ricorda un po' dal punto di vista temperamentale delle ambizioni quella di Locatelli. Anche Locatelli aveva una forte personalità. Quella di Cutrone è stata diversa, perché Cutrone poi era stato qui, e quella di Cutrone
sarebbe stato qui a prescindere anche da novantesimo attaccante. Poi però era arrivata un'offerta economica irrinunciabile e Cutrone è partito. È chiaro che se poi accederti è il Milan per un milanista vero come Patrick, è chiaro che poi insomma la cosa te la porti dietro ed è perfettamente comprensibile. Però ecco, anche Locatelli nell'estate 2018 voleva giocare, voleva, qualcuno può dire voleva il giusto, qualcun altro può dire volere tutto e subito non è la cosa migliore, non lo so, nel calcio ogni giocatore fa quello che si sente e ogni dirigenza, ogni area tecnica, ogni tecnico fa le scelte che ritiene più congeniali. Ogni volta che si fa una scelta ci si mette in discussione. Il calcio è fatto di scelte, di crocevia, da una parte o dall'altra. Azzecchi, sbagli, è il calcio. Ti prendi la responsabilità e poi vedi come va a finire. Sono le situazioni del calcio. È chiaro che prima che si iniziasse a nominare con una serie anche di fatti negli ultimi giorni il nome di Pavlovic, anch'io speravo e inserivo Simic nell'elenco dei nostri difensori centrali. È chiaro che leggo dai quotidiani che ci sarebbe un accordo economico fra il Milan e Pavlovic, leggo dai profili Twitter che Pavlovic sarebbe stato chiaro con il Salisburgo sulla sua determinazione di venire nel Milan e che Salisburgo e Milan si stanno avvicinando nella trattativa. Quindi questo cambia un po' i termini della questione, non soltanto per noi che immaginiamo la rosa dei difensori centrali con le tante partite che ci aspettano in questa stagione, ma anche tutto questo delimita in maniera diversa il raggio d'azione, la zona di comfort mentale, psicologica di un ragazzo come Simic, che vuol giocare. E quando ti senti pronto per giocare, vuoi giocare, la propulsione è forte. Quindi siamo nell'ambito delle situazioni di carattere tecnico e non sempre sono facili da conciliare. Per il Milan c'è un certo tipo di ricavo economico che non cambia la vita, ma che comunque è una piccola plusvalenza. Però ecco, il tema è di scelte, il tema è tecnico, il tema è di ambizione. Scelte del ragazzo di voler giocare, scelta della società di fare le sue gerarchie, la sua programmazione fra i difensori centrali. Vedremo come andrà e cosa accadrà. Locatelli ha avuto delle ottime stagioni al Sassuolo, forse un filo meno alla Juventus, col senno del poi sarebbe stato anche opportuno convocarlo per gli europei, ma il CT Spalletti ha deciso altrimenti. Vedremo cosa diremo fra qualche anno su Simic. Ciao a tutti e più tardi.